Bentrovati con Incontri in Provincia, ospite dei nostri studi, l'avvocato Vincenzo Cacciaglia, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia. Bentrovato, presidente. Grazie, buonasera a tutti. Ne approfittiamo, diciamo così, per fare un po' il punto sull'attività della Fondazione, una istituzione che da oltre 10 anni è ormai diventata appunto un riferimento per Civitavecchia e il territorio, soprattutto per l'attività relativa al sociale, ma più in generale per quelli che sono gli ambiti di intervento della Fondazione. Un riferimento che, se possibile, diciamo, è diventato ancora più presente e, tra virgolette, pesante in un momento di crisi economica anche per gli enti locali e per gli enti pubblici che sempre più spesso si trovano a trovare nella Fondazione un prezioso alleato per svolgere attività soprattutto nel settore del sociale, oppure pensiamo alla ASL per quanto riguarda una vera e propria ristrutturazione delle strutture sanitarie che va dall'acquisto di macchinari fino al rifacimento di interi reparti, pensiamo ad esempio all'ospedale San Paolo. Tracciando un bilancio, ovviamente non vogliamo ripercorrere la storia di questi oltre 10 anni di attività della Fondazione, però bastano due numeri per rendere un po' l'idea di quella che è stata e che è questa attività. Oltre 20 milioni di euro investiti in progetti propri delle associazioni e degli enti e altrettanto nella patrimonializzazione di un ente che partiva da zero. Questa è la realtà, avvocato. Assolutamente sì, noi ci siamo trovati a partire nel 2001 perché avevamo dei problemi di carattere interno, mentre le altre fondazioni sono partite un anno prima. E abbiamo avuto i primi anni chiaramente di una certa difficoltà perché dovevamo capire pure come funzionavano le cose, togliere quella mentalità che c'era stata fino a quel momento in molti componenti dell'istituto bancario, far capire che noi non eravamo banca. Non dovevamo conservare soldi, ma spenderli. Spenderli chiaramente su cose serie, su cose importanti. E devo dire che oggi sì, c'è una grande crisi, però io posso dire che questa crisi un po' per gli enti locali, eccetera, c'è stata quasi sempre, perché si è sempre fatto un ricorso intelligente alla fondazione che ha supportato. Io, rivedendo i conti, negli anni 2006, 2007 e 2008 abbiamo erogato oltre 2 milioni e mezzo, 3 milioni, quindi voglio dire, era pure la fondazione in periodi molto più favorevoli rispetto ad oggi, perché anche la fondazione, come tutti, risentono di questo periodo particolare. Però voglio dire, di cose ne sono state fatte tante in tutti e 6 i settori di competenza, dalla educazione, istruzione, dall'arte e cultura, dalla salute pubblica, dal volontariato, dalla ricerca scientifica e dall'assistenza agli anziani. Sono 6 settori tutti importanti che ci hanno visto presenti, poi non solo su Civitavecchia, ma su tutto il territorio. Noi abbiamo 9 città di competenza della Fondazione e abbiamo cercato sempre di essere, chiaramente Civitavecchia, essendo la più grande, ha avuto maggiori esigenze e maggiori richieste, però diciamo che abbiamo cercato di essere equi nei confronti di tutti quanti. Oggi noi ci troviamo di fronte a delle situazioni importanti. Università, asilo, ASL, come diceva lei, posso dire che questa mattina sono arrivati gli arredi del reparto di chirurgia dell'ultima parte, quindi non appena Quindi è una notizia l'ASL, proprio di cronaca in la questo diamo caso. come cronaca diretta proprio, e appena l'ASL ci darà il via potremo inaugurare anche quel reparto che presumo, perlomeno a detta di molti, lei peraltro mi sembra che lo abbia Ho avuto anche esperienza diretta, in diciamo. parte sperimentato. È un reparto veramente di eccellenza, così come è di eccellenza cardiologia, dove siamo pure intervenuti, come è di eccellenza il centro di oculistica, dove ultimamente abbiamo lo stesso acquistato un nuovo florangiografo che è fondamentale in una zona come quella di Civitavecchia. Quindi abbiamo sempre cercato, fino ad oggi, di fare progetti di acquisire progetti che potessero essere utili alla collettività. Cioè un ospedale efficace ed efficiente significa che il cittadino ha sicuramente molto più tempo per dedicare a se stesso e non alle cose burocratiche, andare a Roma, a Siena e compagnia cantante. È chiaro che noi facciamo fino a un certo punto, poi dipende dall'ASL, Certo.
dare i servizi, il personale, eccetera. Allora noi cerchiamo, esatto, cerchiamo di fare in modo che queste cose ci siano, cioè una base cerchiamo di creare. No, anche perché, diciamo, visto dall'interno, il San Paolo oggi è sicuramente un presidio ospedaliero che per la maggior parte dei reparti, dove in quasi tutti è intervenuta direttamente anche la fondazione, ha delle strutture sicuramente all'avanguardia. Ora si tratta appunto di dotarle del personale necessario, visto che sappiamo il problema dei precari, dei contratti a termine che non vengono rinnovati o vengono rinnovati molto a rilento. Ma ad esempio anche nei giorni scorsi è stata inaugurata la nuova rianimazione, anche lì la fondazione è intervenuta, così come nel nuovo pronto soccorso che era stato aperto proprio nelle scorse settimane. Noi siamo un po' il jolly, quando manca qualche cosa chiamano la fondazione, ma noi, ripeto, di fronte a questo tipo di problema ci saremo sempre, perché la salute è fondamentale ed è fondamentale per il cittadino e paziente e per i parenti che vanno a trovarlo. Cioè noi dobbiamo fare in modo che l'ospedale di Civitavecchia diventi un luogo sì di sofferenza, ma comunque dignitoso. Fino ad oggi penso che parecchi passi siano stati fatti, partiamo anche dall'Atrio, dove abbiamo anche contribuito, cioè già quando uno entra trova una situazione un po' diversa. Io sono molto ottimista, anche se in questo momento devo dire è bene fermarsi un attimo, aspettare quello che succeda. Le basti dire che noi il reparto di chirurgia, l'ultimo reparto, l'abbiamo fatto nei 7 mesi che avevamo promesso, quindi a novembre era finito e purtroppo lo apriamo a febbraio, se tutto va bene, perché per tutto quello che è successo nella ASL, questioni eccetera, e noi non vorremmo rincappare in discorsi del genere, vorremmo un interlocutore come era prima con Squarcione e con il gruppo di Squarcione. Adesso mi rendo conto che il dottor Riccioni ha tutt'altre priorità probabilmente, quindi non essendo un commissario, commissario per breve tempo, quindi è chiaro che non si può chiedere, però noi aspettiamo a questo punto che si sedi la nuova dirigenza, sperando che sia una dirigenza non politica ma professionale e con la quale si possa continuare a fare un discorso serio ed importante per la città e per il territorio. Ecco, nella vita di una comunità, di un territorio, un pilastro è sicuramente la sanità pubblica, l'altro è l'istruzione, e quindi qui mi riferisco in particolare agli investimenti fatti e che continuate a fare sull'università. A che punto si è dopo l'acquisto proprio dell'immobile di Piazza Verdi, dove la fondazione, diciamo, ha programmato così di creare una vera e propria cittadella universitaria, possiamo chiamarla così? Sì, intanto a Piazza Verdi abbiamo anche ripreso, se si può dire, l'asilo che era destinato, cioè oggi si chiama scuola dell'infanzia, che era destinato a essere soppresso. Noi l'abbiamo ripreso perché ci siamo resi conto che c'era questo tipo di esigenza. Quindi salvaguardando posti di lavoro e il servizio per le famiglie. E devo dire aumentando anche qualche posto di lavoro, quindi tutto sommato è stato un fatto positivo, penso, per la città. Per quello che riguarda l'università il discorso è un po' diverso. È vero che ci siamo trovati ad affrontare un immobile che aveva diverse pecche anche da un punto di vista statico. I preventivi, la spesa fino ad oggi e quello che si presume che si possa spendere è molto. Molto da non giustificare una facoltà soltanto. In ogni caso noi la garanzia per l'università, per la sede c'è, perché male che dovesse andare, c'è quella di Via Guglielmi dove era la facoltà di economia aziendale. Quindi noi garantiamo sicuramente locus, la location, come si dice oggi, per l'università. Vorremmo però maggiori garanzie anche per altre facoltà, perché noi andiamo a spendere cifre veramente molto molto importanti che non possono essere spese per una facoltà soltanto. Vorremmo, ecco, quello che poi erano i piani di tutti, creare a Civitavecchia un polo universitario con almeno 3 facoltà importanti e serie. Quindi noi avremo, penso, un consiglio il 1 marzo e speriamo di fare un programma che ci porti di qui a un anno e mezzo al massimo 2, ad avere 3 facoltà. Poi se servono altri spazi non è che ci tiriamo indietro, insomma abbiamo quello di Via Guglielmi, però ecco che sia un'università degna di tale nome e che, per cui vale la pena poi di aver speso tanti soldi, perché diventa un investimento a favore della collettività se ci sono le facoltà. Se deve essere una cattedrale nel deserto, chiaramente qualche perplessità. Cioè, ma io su questo pure sono abbastanza ottimista, perché poi non credo che nessuno di noi voglia lasciarsi sfuggire un'occasione così importante, e Civitavecchia e il territorio, quindi presumo che
volendolo fare, ci potremmo mettere tranquillamente al tavolino e risolvere tutti quanti questi problemi. Anche qui, quali sono gli atenei con cui c'è maggiore sintonia? Ma sicuramente con la Tuscia. C'è sintonia anche con la Sapienza, che devo dire anche con Frati, che spesso mi telefona per ringraziarmi di quello che facciamo per la cultura e per l'istruzione. Però devo dire la Sapienza ha altri parametri, altre forse spese. Anche per le dimensioni stesse. Le stesse dimensioni. Oggi come oggi un corso della Sapienza con tutti i costi verrebbe circa 1 milione di euro, cosa molto più ridimensionata per quello che riguarda Viterbo. Peraltro per quello che riguarda poi i nostri finanziatori, che sono l'Enel soprattutto, adesso non so il Comune ci dirà poi il 1° marzo in che condizioni sono con l'Enel, perché se, non so se questo finanziamento, un contributo di 500.000 euro l'anno, sarà mantenuto oppure no, quello pure è importante. E poi quello che noi vorremmo come fondazione, cercare di aprire il più possibile il consorzio anche a altri soggetti, perché voglio dire, molti sono interessati, è chiaro che andiamo ad offrire un pacchetto importante, perché a quel punto sarebbe, ripeto, 3 facoltà, una bella sede, eccetera, e io mi auguro che anche questo possa essere un discorso che possa far presa poi su chi, penso anche all'autorità portuale, all'Enel stessa, Tirreno Power, la compagnia portuale, cioè tutte quelle istituzioni che ognuno per quanto di sua competenza può dare sicuramente, avendo anche un ritorno in questo, perché noi dovremmo fare in modo di avere, adesso abbiamo Scienze Biologiche Marine che è la seconda in Italia, quindi è poi compatibile con il mare, eccetera. Dovrebbe venire Economia e Commercio con indirizzo turistico, e quindi c'è un grosso impatto con il porto, con il turismo, eccetera, e ci sarebbe Ingegneria Ambientale che avrebbe lo stesso impatto positivo con l'Enel. Tutti i corsi correlati, diciamo, alle tematiche del territorio. Tematiche del territorio e agli istituti, agli enti che dovrebbero partecipare a questo discorso. Io mi auguro che si possa cominciare a parlare in questi termini finalmente, e con un po' di pazienza avere un ottimo polo universitario a Civitavecchia. Ecco, tutto questo mentre continua ovviamente la collaborazione e la sinergia, che è stata un po' la parola chiave dell'impronta che lei ha voluto dare alla gestione della fondazione, anche nel rapporto con le altre istituzioni, diciamo continua questa collaborazione con tutti gli enti, dal Comune di Civitavecchia, che ovviamente è quello che probabilmente ha con i vari assessorati un interscambio più continuo, ma anche a tutti gli altri comuni del territorio, penso a Tolfa, a Lumiere, Manziana, Santa Varela e così via. Anche lì leggiamo quasi quotidianamente di progetti che vengono messi in cantiere e realizzati con il contributo della Fondazione. Assolutamente sì, ma c'è di più, anche l'autorità portuale abbiamo fatto qualche cosa, perché ritengo che sia poi fondamentale questa sinergia. E devo dire molto onestamente che i progetti che ci vengono presentati sono tutti progetti molto, molto validi, e che debbono essere sempre più però uniti, sinergizzati, se si potesse usare questo brutto termine, perché io presumo che, come diceva prima lei, che 9 città, certi progetti potrebbero farli insieme, progetto sugli anziani, potrebbero fare un gran bel progetto, fermo rimanendo poi... Cioè, a volte voi approvate dei progetti e sono fotocopie per i vari comuni, insomma. Sono fotocopie, o addirittura vi sono progetti molto buoni che altri centri non ne approfittano, non ne possono approfittare perché non c'è questa sinergia. Quindi creare proprio, ferma rimanendo la propria autonomia chiaramente, creare uno staff per cui si facciano dei progetti tutti quanti mirati a un progetto grosso e importante, che pure per noi, questo parlo un po' per tutto, gli anziani, per i disabili, eccetera. C'è qui qualche associazione che lo fa, tipo la Darsena, tipo la Sproza. Ecco, bisogna unirsi sempre di più per fare cose che poi possano servire, e devo dire che onestamente, insomma, l'esperienza che ormai ho, 12 anni di fondazione, è che insomma questi progetti non sono stati fini a se stessi, hanno portato sicuramente dei risultati positivi, soprattutto parlo della disabilità, dove veramente ci sono questi risultati. Quindi è importante che la gente le sappia queste cose e che partecipi sempre di più, perché sono problemi che sono seri, insomma, vanno affrontati. E venendo appunto, ecco, poi ai progetti delle associazioni, quelli che diciamo partecipano
ai bandi annuali della Fondazione, ricordiamo appunto ecco, anche i settori come l'assistenza o il volontariato, associazioni che svolgono un'attività veramente sociale a tutti gli effetti, poi tutte le associazioni svolgono attività sociale, ma ci sono realtà che oggi anche qui spesso si sostituiscono all'assistenza dove poi il Servizio Sanitario Nazionale non riesce ad arrivare, pensiamo ai malati oncologici e non soltanto. E anche lì sia il ruolo della fondazione che il ruolo dell'associazione o delle associazioni che intervengono poi incide profondamente in un territorio che peraltro purtroppo è colpito più di altri da determinate patologie e determinate malattie che poi si ripercuotono anche su intere famiglie nel settore dell'assistenza poi al malato e così via, insomma, Presidente. Ma guardi, lì c'è da dire intanto che l'associazionismo è molto valido, ecco perché io dicevo prima, se si mettessero insieme farebbero cose molto molto C'è un grandi. tessuto vivo, insomma, C'è un diciamo, tessuto una rete vivo e viva, devo dire si sociale oggi. sente molto il volontariato. Parlo per esempio dell'Adamo, riferendomi al discorso oncologico, dove effettivamente vi è una associazione a mero volontariato e si fanno tante cose. Noi abbiamo fatto fino ad oggi 9 pulmini e con questo alleviamo quantomeno il discorso della spesa per portare i malati. La provincia sta facendo l'hospice oncologico, però secondo me bisognerebbe fare di più, bisogna creare qui una radioterapia, perché una città come Civitavecchia, dove come purtroppo lei diceva bene, c'è un'alta incidenza di malati di questi, di cancro, di tumore, eccetera. E allora bisogna che ci siano anche delle strutture. Onestamente è faticoso per della gente andare a Roma, a Grosseto, a Viterbo a fare terapia con le condizioni in cui sta. È ancora più faticoso per i familiari seguire queste cose. Quindi nel tempo secondo me dovremmo pensare ad un centro dove vi sia lo stesso ospedale potrebbe unirsi in radioterapia. Quindi voglio dire, dobbiamo riflettere anche su queste cose, ecco perché mi auguro che poi la nuova interlocuzione, così come ha cominciato, devo dire, con la precedente, ma anche con la nuova, si riesca a ragionare e in maniera sinergica con altre istituzioni, anche qui, se ci mettiamo tutti insieme, riusciamo a fare tante cose, oltre le parti, anche questo discorso della oncologia che è molto, molto importante. Ecco, in un quarto d'ora abbiamo parlato di tante cose importantissime per una città, per un comprensorio, per un territorio che abbraccia, come diceva lei, 9 comuni. Perché allora invece noi siamo ormai alle battute finali di una campagna elettorale in cui spesso da più parti si è parlato delle fondazioni bancarie? C'è stato poi il caso Monte dei Paschi di Siena che diciamo, ha tirato un po' la volata di determinati argomenti, ma in cui le fondazioni sono state descritte quasi come delle lobby di potere in cui o ricollocare politici trombati o invece veri e propri centri di potere da cui si controlla la finanza e si controlla anche la politica. Bisognerebbe forse spiegare un po' meglio, nel senso che Civitavecchia è Civitavecchia che fa eccezione o si parla di modelli organizzativi e di livelli completamente diversi? Ma guardi, in Italia ci sono oltre 82 fondazioni, di cui poche sono quelle cosiddette istituzionali, che sono le più grandi. Lei ha citato il Monte dei Paschi, che è quella che poi ha determinato questa attenzione in negativo nei confronti delle fondazioni. Ora, le istituzionali, io non voglio demonizzare la politica, ma sono ancora a nomina politica, anche se fu abrogato quel testo che diceva che le casse di risparmio e le banche del monte dovevano essere a nomina politica. Inevitabilmente c'è un discorso del genere, ma E sono le peraltro grandi. nella legge si dice che le fondazioni non dovrebbero più occuparsi dell'attività bancaria e non Beh, dovrebbe. anche lì c'è un limite per questo, fino a 200.000 euro possono ancora occuparsi, cioè avere la governance dell'attività. È un problema che la maggior parte delle fondazioni non ha più. Noi siamo fra quelli che abbiamo ancora il 49%, ma chiaramente non abbiamo né governance né altro, Certo. perché con il No, perché 49% diciamo che questo di non si fa Siena è stato un niente. pessimo spot per le fondazioni in questo Quello di senso, perché Siena, però, poi. ripeto, è stato un discorso un po' diverso proprio per questo tipo di. Io adesso non voglio entrare nel merito di Siena, di cui peraltro ho molta stima dell'attuale presidente Gabriello Mancini, però c'è una situazione completamente diversa, che forse là sì c'è stata un'ingerenza con la banca e della banca.
Noi questo discorso non l'abbiamo, ma come dico noi, dico la maggior parte delle cose. Noi non abbiamo politica, in quanto le nostre nomine sono di carattere associativo. Cioè noi siamo, come la maggior parte delle fondazioni, una fondazione associativa. Quindi abbiamo la nostra assemblea che nomina 7 componenti per andare nell'organo di indirizzo, che è poi l'organo fondamentale, è il motore ormai della fondazione. Altri 7 vengono nominati dai 3 comuni, cioè una dal comune di Civitavecchia, 2 da tutti gli altri comuni, una dalla Camera di Commercio, dall'Università, dagli ordini professionali e dell'Associazione di Volontariato. Quindi sono 7 e 7 14. Devo dire che nel momento in cui questi signori vengono nominati dal sindaco piuttosto che dalla Camera di Commercio, loro non hanno più alcun legame con questi enti. Loro debbono lavorare nell'interesse della fondazione e quindi del territorio. È quello che avviene a Civitavecchia. È quello che avviene a Civitavecchia, però onestamente devo dire avviene un po' da tutte le parti. Noi, facevo questa considerazione, in 12 anni abbiamo visto amministrazioni di centrodestra, amministrazioni di centrosinistra, commissari prefettizi, ci siamo comportati sempre nella stessa maniera. Quello che stanno imputando un attimino a Siena, alla Fondazione di Siena, era che magari avevano un occhio di un po' particolare nei confronti di certi comuni. Noi questo non esiste, non è mai esistito e non esisterà, perché proprio noi riteniamo che il compito delle fondazioni sia quello di portare avanti il discorso a favore della collettività, e guai a togliere le fondazioni, perché bene o male questi soldi ci stanno, sono stati conservati e comunque spesi bene. Ora io non lo so se dall'oggi al domani dovessero sparire le fondazioni e questi soldi incamerati dallo Stato, io penso che quelle associazioni, quelle ASL, quelle situazioni che oggi comunque vengono in qualche modo salvate, andrebbero tutte a finire male. Quindi non è che ci sia un attaccamento a un qualche cosa. La realtà è che la fondazione, che all'inizio, molti lo dicevo prima, festeggiano i 20 anni di fondazione, eccetera, in realtà la fondazione non è nata nel 92 con la legge Amato, la fondazione è nata nel 98 e è partita nel 2000, perché dal 2000 in poi questo Frankenstein che effettivamente c'era, perché lei sa bene che prima le casse di risparmio non avevano fini di lucro, certo, erano enti casse di risparmio. Dopodiché vi fu questa divisione tra Cassa di Risparmio SPA e Cassa di Risparmio Ente, e noi fino al 2000 siamo stati ente. Dal 2001 siamo diventati fondazione, appunto, è diventato da questo Frankenstein che si diceva un principe azzurro, perché effettivamente le cose che fanno le fondazioni, ma ripeto, non soltanto a Civitavecchia, perché poi lei sa bene che noi ci incontriamo abbastanza periodicamente e abbiamo degli scambi, abbiamo delle idee che ci possiamo riportare l'uno con l'altro. Devo dire con un po' di orgoglio che Civitavecchia è fra le più nominate per le cose che ha fatto, perché poi... Lei è anche presidente... Io sono presidente della consulta delle fondazioni del Lazio. Prima non abbiamo detto, ma l'abbiamo detto in un'altra circostanza, che fra le nostre acquisizioni patrimoniali vi è una palazzina di 9 appartamenti data in comodato a delle coppie giovani, certo, o coppie in difficoltà. Quindi voglio dire, noi anche cerchiamo... l'housing sociale di cui noi siamo stati precursori, e devo dire ci siamo staccati dalla cordata delle fondazioni che ha aderito al discorso della Cassa Depositi e Prestiti. Noi all'inizio avevamo aderito, poi abbiamo pensato che forse avremmo fatto meglio a fare da soli. La realtà è che oggi soltanto noi ed Ascoli Piceno è riuscita a fare l'housing sociale, gli altri stanno ancora, anche se il nostro non è proprio housing sociale, però insomma... Diciamo che ci sono 9 famiglie che... Ci sono 9 famiglie su un investimento. Oltre 2 anni mi sembra che... Sono oltre 2 anni, abbiamo fatto nel luglio del 2011, mi sembra. Sono quasi 2 anni, diciamo, sì. Sono quasi 2 anni, quindi è un fatto sicuramente positivo. Ripeto, amareggiano certe situazioni, ma soprattutto perché molte sono dettate o da disinformazione o da malafede. Perché se si dice che le fondazioni sono un centro di potere, è la cosa più sbagliata del mondo, perché non mi pare che la fondazione sia un punto di potere. La fondazione, è chiaro, collabora con le istituzioni, perché da un punto di vista oggi è diventata istituzione anche la stessa, ma sempre come collaborazione e come sussidiarietà, senza volersi assolutamente sostituire. Quindi tranquillizziamo tutti coloro che sentono parlare di fondazioni, perché molta gente mi ferma per strada anche preoccupata.
non c'entriamo beh, certo, niente. Perché poi si tratta di materie talmente specifiche che anche ovviamente perché, ripeto, come quando diceva se ne lei, parla per spot, per titoli di esatto, siccome poi giornali. tutto sommato ci è chiaro, la ritengono un po' le risorse della fondazione, è chiaro che la gente un pochettino di preoccupazione ce l'ha, di non stare preoccupati, noi abbiamo sempre cercato di fare le cose all'insegna della serietà e della concretezza e ritengo che ci siamo riusciti perché poi i risultati sono quelli che e della sono. Trasparenza direi, visto Soprattutto che della su qualsiasi attività mi pare che viene dato ampiamente conto di quelli che sono i progetti e poi via via le fasi e poi cerchiamo realizzative. Anche di, cioè questa è un'altra cosa che ci stanno invitando le altre fondazioni, di fare i lavori cioè personalmente come fondazione, cioè commissionarli noi, seguirli noi con i nostri tecnici. Devo dire, me lo faccia dire questa sera, fare un ringraziamento a tutti gli amici del Consiglio, dell'organo di indirizzo, perché onestamente ognuno mette a disposizione la propria professionalità gratuitamente per il bene della Fondazione degli Ingegneri, Ingegner Passeri, i medici, sono tutti quanti, ecco, e questo forse è una delle forze della nostra fondazione, che ci crediamo tutti quanti, siamo attaccati a questa fondazione e riteniamo che sia fondamentale in un momento come questo. Poi non si deve approfittare perché poi magari qualsiasi cosa andiamo alla fondazione, è chiaro che noi poi siamo tenuti da certe leggi e da certi regolamenti, però cerchiamo di accontentare un po' tutti quanti in un momento così, così delicato che non è, ripeto, non ci consente di fare quelle erogazioni di cui parlavo prima, ma ci consente comunque di essere vicini alla gente e di cercare di fare il massimo. Presidente, io la ringrazio per questo appuntamento grazie che cercheremo di riproporre con cadenza periodica proprio per fare il quando punto avremo qualche altra novità, sulle attività importante. Certo della fondazione e peraltro con la nostra emittente abbiamo anche l'occasione di raggiungere tutti i comuni che appunto fanno parte dell'ambito di competenza dell'ente e quindi per aggiornare direttamente anche dal video, dal teleschermo diciamo così tutte queste comunità. Grazie ancora per essere grazie stato con a noi, lei, grazie a voi tutti. A quanti ci hanno seguito da casa, buon proseguimento su Provincia TV, arrivederci.